È stato il consigliere anziano Giovanni Grimaldi, ovvero il più votato della lista più votata, a dare avvio ai lavori consiliari di questa mattina a Nocera Inferiore, poi l'elezione all'unanimità del presidente e del vicepresidente. Si tratta rispettivamente di Guido Tafuro, il più votato della lista popolare Udeur, e del votatissimo consigliere comunale di Nocera per le Libertà, Antonio Alfano. La seduta è scivolata via tra numerosi interventi da una parte e dall'altra del Partito Democratico, soprattutto. Tanto per citarne qualcuno, l'intervento del presidente ex Esposito indirizzato a Tafuro, sollecitandone terzietà ed indipendenza. Tafuro aveva già chiesto a tutti di bandire le stantie logiche del passato. Da Iannello, la manifestazione del disagio della sinistra a sedere per la prima volta alla destra del sindaco e l'appello alla correzione rivolto proprio al neopresidente. A più riprese chiamata in causa l'istanza del centro-sinistra alla decurtazione delle indennità, mentre i tre esponenti del PD hanno totalmente rinunciato al gettone di presenza sia per i consigli che per le commissioni. È stato Giovanni Grimaldi a dichiarare che, viste le incalzanti voci sulla imminente nascita in consiglio di un gruppo unico del centrodestra, lui e Barba di Nocera Rinasce sono e restano civici, invocando poi, laddove possibile, la destinazione delle indennità alle politiche sociali, ai diversamente abili per esempio, calcolando, ha detto Grimaldi, che un quinquennio di amministrazione costa mediamente qualcosa come 1 milione di euro. Clima nuovo con la PN minoranza in attesa di un buon lavoro fatto nella continua ricerca del bene comune, la sintesi dell'intervento di Mauriello, che ha rimarcato un ruolo autonomo sia dal centro-sinistra che dal resto del centro-destra. Subito le commissioni consiliari, ha sollecitato dai banchi della maggioranza Grassi, a partire da quella di indagine e controllo appannaggio dell'opposizione, in segno di trasparenza. Piccola gaffa finale in fase di elezione della commissione elettorale. Ci si era dimenticati che un componente è destinato all'opposizione. È stato necessario ripetere le operazioni. Ciro Amato è un assessore di esperienza, di grande competenza, una persona estremamente seria, che ho voluto al mio fianco. Era una delle deleghe non rivelate per evitare che si entrasse nel tritacarne della vicenda giornalistica, come si è detto in questi giorni, alla delega a lavori pubblici ed urbanistica, una delega impegnativa e importante. Alla fine il rapporto con i partiti si è risolto in una pax, però per strada ha perso l'UDC. Ma io credo di non avere perso nessuno per strada, vorrei soltanto ricordare le tappe di questa vicenda, così i cittadini ne hanno memoria. Io opzionavo, avevo suggerito la possibilità di una giunta meramente tecnica esterna agli schieramenti partitici, giustamente, per ragioni più che comprensibili e rispettabili, gli schieramenti partitici mi hanno chiesto di indicare delle persone con competenze nei vari settori. Io ho detto va bene, ho detto procediamo in questo modo, evitiamo soltanto che si tratti di consiglieri comunali, perché il consigliere comunale deve fare il consigliere comunale, la sua funzione in questo momento di inizio dell'azione dell'amministrazione, ed è destinato a fare il consigliere comunale in questa attività amministrativa, e poi evitiamo le segreterie politiche, il segretario di un partito avrebbe un coinvolgimento diretto troppo importante. Ho detto indicate delle persone di area, di partito, candidate, non candidate, competenti, lo hanno fatto tutti, l'UDC ha ritenuto, penso per ragioni interne che rispetto, di non dare delle indicazioni.